Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati. Io sono Raul, lei è Alice e siamo di nuovo su Bloodborne. Ok, l'ultima volta abbiamo affrontato e sconfitto il Rinato. Non abbiamo più il becco di una fiala. Quindi dobbiamo fare un po' di farming. Allora, io andrei a fare un po' di spesa a Yharnam Centrale. E ci rivediamo qui, ragazzi. Vado e torno. Ok, allora ho farmato un po' di fiale di sangue. E con gli echi che ho ottenuto ne ho comprate altre. Ne ho 20 e in deposito dovrei averne un'altra settantina. Non lo so. 49. Settantina, bau. Cucù. Allora. Adesso noi ci andiamo a fare un altro giretto a Yharghul, perché abbiamo lasciato dietro, dobbiamo passare per forza, porca miseria, dalla cappella oppure da qua. No, ma conviene passare dalla cappella, dai, perché ci siamo lasciati alle spalle un signorino. Perché voi dovete sapere che a Yharghul ci sono due boss, uno di trama e uno nascosto. Cioè nascosto, cioè non è molto nascosto. Però comunque sia è importante. Ovvero la belva oscura Parl. E non possiamo lasciare Yharghul senza andarlo a trovare. È un peccato mortale, insomma. Aio! Bene. E il nostro amichetto lo troviamo non da qui. Ho fatto apposta questa cosa con quella belva perché l'attacco critico mi serviva per riparare i PV. Per ripristinare i PV. E la nostra bestiolina Parl
Da quale parte di mondo era? Mi sa che andavo bene prima. Non da qui, mi sa da sopra. Ah, eccoci. Eccolo là. Qui c'è il nostro Alfred, credo. No, disertore Antal. Alfred ci aiutava contro la belva setata di sangue. E ci serve il set di Henrik. Perché il set di Henrik ha un'altra protezione, un'altra protezione per gli attacchi elettrici, perché la nostra belva ha attacchi elettrici. Ciao, quanto aglio! Non me la ricordavo sta cosa. Non va sottovalutato, eh. Non va sottovalutato perché voglio attaccarlo alle spalle, ma non mi riesce. Fatti colpire. Va bene. Cambiamo arma. Allora, non me lo ricordavo così agitato. Occhio perché quando fa aia. Boh, allora.
Non lo sto prendendo. Aiuto, mi sono castrato. Dai. Mi sono incastrato. Non mi sento parlare. Cioè, la musica è più alta. Non va sottovalutato, ma... Il bello è che non sono riuscito a prenderlo. Non me lo ricordavo così... movimentato. Non va sottovalutato. Ehi! No, belli. Uccidetemi. Bravi. Non mi posso buttare in questa maniera. Forse conviene fare il giro dalle scale. Perché se perdo tempo, prendo la fucilata. E se prendo la fucilata, sono rovinato. Oh, avete rotto le palle, dai. Oh. L'unica cosa positiva è che mi avete dato due fiale. Facciamo passare a lui. Il nostro amichetto è bello agitato. È bello agitato. Queste padelle non ci vorrebbero, eh. Occhio. Stemma da cacciatore con scintilla. Perfetto. Si vede che prima, boh, si vede che ha riposato bene, ha dormito ore a sufficienza. E si era bello... bello riposato, insomma. Tanto si sa, no? Che quando hai echi da perdere, i nemici prendono un 20% di forza in più. Una cosa allucinante. E da qui si passa per Old Yharnam. Se si prende questa strada prima di arrivare da Jura, da qui lo si prende alle spalle
Tranquillo, si prende alle spalle. E là là. Scusate voi. Dicevo, da qui lo si prende alle spalle e non c'è bisogno di combatterlo. E non combattendolo non sarà ostile. Non dovremo uccidere nessuna belva. E lui ci parlerà tranquillamente. Dov'è sto berciatore seriale? Che fastidio che mi dà sto verso. Mamma mia. Mi perfora i timpani. Se ripenso a questo punto, ragazzi, mi viene la pelle d'oca. Alla belva setata di sangue, mamma mia. Mamma mia. Il bello è che se faremo i labirinti, ne troveremo altre, diverse altre e più forti. Ok, vediamo se riusciamo a prendere un livellino. Allora, tanto per cominciare. Con 30.000 ce la dovremmo fare. Molto bene. Che gli altri vengano alla tua forza. Lasciami avvicinare. Va bene così. Ora chiudi gli occhi. Allora, che ci mettiamo di bello? Un pelino di abilità? Sì, dai. Addio, perché tu possa trovare la... Eccetera, eccetera. Siamo a livello 70. Ancora siamo un po' debolucci per il nostro DLC. E allora, lo sapete che facciamo di bello? Ce ne andiamo a Kainarst. Contenti? Io sì. Allora, Emwick Charnel, lei sì. Crocevia di Emwick. Noi abbiamo preso uno stemma. Stemma da cacciatore con scintilla. Stemma realizzato in segreto da Archibald, lo stravagante membro della Chiesa della Cura per i suoi amici. Archibald era affascinato dalle scintille blu emanate dalla pelle delle belve oscure e ha dedicato la propria vita alla loro riproduzione, applicando uno stile di ricerca che, casualmente, non si è discostato molto dalla metodologia utilizzata a Birkenwerth. E poi vedremo cosa ci offre questo stemma.
al mercato degli esseri nella vasca. Se ci facciamo qualche chetto di sangue, male non fa. E qui sono andati tutti a farsi friggere. Ormai la luna rossa di sangue è alta. Oh Maria. La luna rossa di sangue è alta. E sono diventati tutti belve. Aio. Signora, mannaggia a lei, oh. Questa con martello gigante come quelli di Kaori di City Hunter. Con martello da 100 tonnellate. Ve l'ho spiegato, no? Il perché del fatto che se anche sono già morti mob, io continuo a colpirli perché comunque sia per qualche istante dopo la morte ancora... colpendoli ci ripristina la salute. Finché c'è la barra arancione. Quando si esaurisce la barra arancione è finita, ma finché la barra arancione è presente e il nemico non è caduto al 100%. C'era qualche cagnolino laggiù, ma arrivata a questo punto ora dovrebbe partire una cazzina in regola, appunto. E arriva il nostro passaggio. Questo ricorda Dracula di Bram Stoker. Avete visto il film dove c'è Keanu Reeves che sale su una carrozza? Ci manca la manina che ci fa salire sopra. Cavalli non morti.
Ce ne andiamo in gita scolastica. Non si sa bene che cosa guida questi cavalli, eh? Cosa li abbia riportati in vita. Si sa solo che una volta arrivati qua, abbiamo preso ben 6 punti intuizione. I nostri cavalli e la carrozza sono completamente andati. I cavalli sono congelati, come se non si fossero mai mossi da qui. Il passaggio è crollato. Non si sa come è stato possibile arrivare fino a qua. E la nostra Alice è rimasta talmente impressionata che ha acquisito 6 punti intuizione. Questo castello assomiglia tantissimo a quello che si vede in Van Helsing, sempre dimora di Dracula, il film con Hugh Jackman. Questa è un'area tostarella, eh? Già qua fuori troviamo dei nemici interessanti. Qua si muore molto facilmente. Dobbiamo stare molto attenti. Buttarsi a capofitto qui non sempre è la strategia migliore, anche se io spesso e volentieri. Niente, dobbiamo far giro dall'altra parte. Spesso e volentieri ho il vizio di buttarmi a capofitto nelle battaglie. Senza tanta cura, senza tanto pensare. Sangue freddo frenetico. Quelle sono una specie di pulci. Fanno schifo. Sono fastidiose. E sono anche abbastanza forti. E veloci. Insomma. A uno verrebbe da di perché devo andarli a dare noia? Mi è scesa pure la batteria del DualSense. Pensa un po'. Cioè, visto il male che ci fanno, sì. Maledette. Cosa droppavate? Gemma della tinta del sangue 3. Non male. Not bad, not bad. Nebbia stordente, ottimo, che è una cosa molto rara, non se ne trovano tanto in giro, anzi,
quasi per niente. Qui c'è l'ingresso al castellino. Io tutte le volte uso questo espediente, che però aia, funziona quando abbiamo questa. Perché con la lama della pietà, ovviamente. Non abbiamo abbastanza range. Questa è vuota, eh? Dicevamo nel buttarsi a capofitto nelle battaglie. Non è il caso di incastrarsi. No, lei ha fatto il giro. Oh no. La pulce più intelligente del mondo. Ah! Bugiarda! Maledetta! Vieni qua, oddio! No! Ok. Attimi di panico. Oh Maria. Ok, ho appena finito di dire che la nebbia stordente è rara, ma non mi ricordavo che ce ne stava una moltitudine in questo punto. Scherzavo ragazzi, come se non avessi detto niente. La nebbia stordente si trova come il pane. Stava scalciando. Aiuto mammina. Aiuto mammina. Aia, la tua mamma brutta. Non fate il giro, dai. Allora, ritirata tattica. Allora, poi il bello è che, se non mi ricordo male, non vale neanche la pena per questa roba che c'è qua, perché non mi ricordo che ci sia qualcosa di eclatante. No, no, non si preoccupi, lei continua. Via. Ve l'ho detto ragazzi, qui
Qui abbiamo trovato la bellezza di quanta nebbia stordente? 8? 9? Rara. È rara, ragazzi, non si trova. Mi raccomando, non la sprecate perché qui non la troverete mai più. Meno male. Ok, siamo a 29.000. Forse ci esce un altro livellino, sempre se non ci facciamo ammazzare male da queste maledette pulci schifose. Questo non è terreno molto adatto per una battaglia contro quest'affare. No, 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 quello è un attacco che, appunto. Senti, bello. Fammi a capirsi, eh. C'hai 10 HP, accidente a te. E hai provato a farmi fuori, eh. Invece guardate quanti HP hanno questi bacarozzi di merda. Allora, qui da questa parte c'è un drop da dover prendere. Ah, ce n'è un'altra ancora, mannaggia la miseria. Mamma te l'ha mai detto il lavoro che faceva? Eh? Te l'ha mai rivelato che faceva la donna di facili costumi? Allora, dov'è? Qui da ste parti c'è un passaggio dove c'è dei vermetti schifosi. È super pericolosi, ovviamente. E un oggetto da recuperare. Da questa parte. Oh, mammina. No! Ragazzi, le note in mezzo a coglioni. No, 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 no,
33.000 echi, quasi 34. Ora dobbiamo fare una corsa a prenderle subito. Che figli di zoccola che so sta a fare. Maledetti. Le cazzo di note in mezzo alle palle. Allora, dov'era la strada di qua? Ora sicuramente qualcuno se l'è fregate. Scommetti? Scommettiamo qualcosa? Che qualcuno se l'è fottute. Parlo al femminile plurale perché avete rotto il cazzo. No, ragazzi. Via Alice, scappamo. Madonna quanto so dure. Tremendissime queste tenie del cavolo. Ok, siccome non sappiamo né leggere né scrivere, io vi vo nel culo e mi vado a fare un livellino. Così imparate. Benvenuti
Lasciami avvicinare. E lo mettiamo. Un pezzettino a vitalità. Mettiamo una vitalità. Va. La vitalità porteremo intorno a 30. Addio, brava cacchetta. Intorno ai 1000 più o meno. Allora, dov'era? Ok. E ora ci facciamo una corsetta verso l'ingresso del castello. Ciao a tutti, ignoratemi. Permesso. Ho un invito. Vi aspettavo di sopra io. Mi dispiace, ma non avremo pietà per nessuno qua dentro. Anche della servitù che pulisce pavimenti. Dovrebbe esserci un'arma a regola. Writer Pallash, appunto. Arma impugnata da cavalieri di Kainarst. Combina un'elegante spada da cavaliere con la peculiare arma da fuoco utilizzata dall'ordine di Kainarst. Gli antichi nobili, da tempo consumatori del sangue,
conoscono la sua piaga. L'eliminazione delle belve era un compito discreto, demandato ai loro servitori, o cavalieri, come venivano chiamati per salvare le apparenze. Scala su tutto, praticamente. Non tantissimo. Richiede 10 di tinta del sangue, che non è tantissimo. Noi abbiamo 12. Scala di arcano, C abilità e forza e tinta del sangue. Qui ci sono tantissime ragazze. Con la gola tagliata. Che forse erano... parte della corte di Kainast. Chi lo sa? Tutte con la gola tagliata. Oh, scusate che c'ho i gatti che fanno schiaffi proprio qua. Scusate. Ok. Intanto... tocca fare l'arbitro. Costi cavolo di gatti. Da qui si prosegue. Andiamo a fare un giretto da quest'altra parte. Ammazza quante siete, oh. Mai avuto tutte queste donne al seguito. Questo non è indifeso. Vieni qui. Vedete, ha la gola tagliata e gli occhi bendati. Pezzo di pietra del sangue, perfetto. È la piaga di donne. Questa invece è una trappolona. È una super trappola. Come toccheremo quell'oggetto? Saremo attaccate da queste. Signorine. Venite da Alice.
piangono disperate. Sono proprio spiriti inquieti. Vestito da nobile. Dove caspita sei? Oh. Un pregevole abito di sartoria. Indossato dai nobili dell'antica stirpe che risale fino al dimenticato castello di Kainarst. Vi ricorda niente? Non l'avete già visto da qualche parte questo vestitino? C'era una signorina di nostra conoscenza che ci ha gentilmente offerto il suo sangue alla cattedrale di Odon, ovvero dove l'abbiamo usato. Bella figura di me. La donna di facili costumi che a quanto pare è originaria di Kainarst. Guardate quanto sta bene Alice con questo vestito. È stupenda con questa doppia lama. Con quella maschera di sangue sembra pronta per il ballo di gala. Ma a noi il nostro abito preferito è quello del cacciatore. Questo è il vestito di gala di Alice. Anche se è una gran figa, la nostra Alice è una cacciatrice, figlia di cacciatori dal talento innato. Non a caso è la cacciatrice più forte della sua famiglia. E la tua sorella, lasciami. Maremma, che mi fa fuori. Madonna, t'avevo visto, ma non ho fatto un tempo. Maledetto. Finito di dire che la cacciatrice più forte della famiglia e siamo cascati Maremma Cane in braccio alla trappola più stupida di sto mondo. Cavolo. Infatti, il padre e il nonno di Alice erano anche loro cacciatori. E hanno instradato Alice alla via della caccia.
ovviamente erano cacciatori nei tempi della caccia alle belve. Non erano cacciatori del sogno. Attenzione perché questo è forte. Ha una specie di stocco in mano e lo usa con una velocità fulminea. Non lo sottovalutate perché se lo prendete sotto gamba vi fa un culo come una scimmia. Bello rosso. Ora attenzione anche qua perché lì c'è un oggetto. Dovrebbe essere un altro pezzo di pietra del sangue. E occhio perché usciranno due pipistrellacci. E ce ne dovrebbe essere... Eccoli là infatti. Ce l'ho qualche cosa da attirarvi. Chissà. No. Nada. In coppia, eh? Mi raccomando. Preso un piano. Non ci incastriamo. Sono un po' scemi questi, ma in coppia sono pericolosi. E poi se non li chiappi ancora... Oh, mi sono incastrato. Maledizione. Oh, porca di quella vacca. Attenzione perché non lo so se è finita. Oh, il set del carnefice già. Abbiamo una bella collezione di vestiti, eh? Elemento della tenuta indossata dal gruppo di carnefici comandato dal martire Logarius. In seguito è divenuto la base della tenuta della chiesa, caratterizzata dal pesante sacro scialle. Come ha detto una volta il grande Logarius, gli atti di bontà non sempre sono saggi. Gli atti malvagi non sempre sono insensati. Noi, comunque, perseguiremo il bene. E anche delle statistiche abbastanza alte. Va bene. Vogliamo vedere com'è.
E poi a finire c'è l'elmo che non è presente qui e si può acquistare dopo quando la questione qui a Kainath sarà finita. È una specie di imbuto d'oro che non so come cavolo facciano a tenerselo in testa senza soffocare. Non è brutto come set. Vedete come si fa presto a fare echi del sangue qua. E qui dobbiamo stare anche abbastanza attenti. Qui dovrebbero esserci. I guanti dei. No, no, qui c'è il taccuino dei vile sangue. Sì, infatti. Il registro dei vile sangue. E qui invece c'è la shortcut. Oh Maria, laggiù c'è dov'è? La lanterna. Eccola là. E da qui si avvia la shortcut. Siamo vicini al boss. Unitevi, agglomeratevi. Laggiù c'è un bastardo che potrebbe bersagliarci. Infatti conviene fare una corsetta. Aia, ci ha preso un pieno. Sono una marea. So proprio tante. E il bello è che non droppano nemmeno una mazza. Madonna, c'è quello spettro lì, c'ha. Ci ha fatto perdere 10 anni di vita. Che sembrava uno di ste bambine. Io non so voi, ma a me fa una pena. Oh! Ammazza! Che dolore!
Vieni fuori dalla libreria, tesoro, vieni. Qui si ottiene un'arma niente male. Se intraprendete la strada della tinta del sangue. Ed è lì dentro. Qua. La Evelyn, che è una pistolazza che scala un botto su tinta del sangue e che richiede anche un botto di tinta del sangue per essere usata, ovvero 18. Noi abbiamo 12, ciaone proprio. Pistola speciale usata dai cavalieri di Kainarst. La Evelyn utilizza proiettili di mercurio come tutte le armi da fuoco dell'officina, ma nella variante di Kainarst fa più affidamento alla tinta del sangue. Chiamata così per amore di una donna e riccamente decorata, Evelyn è da sempre una delle armi preferite dei cavalieri di Kainarst. E già già. Molto bella, eh? No, non te lo do. Così impari. Da qua giù si va dal boss. E da qualche parte qui dovrebbe esserci anche. Oh, yay! Uno di quei cosi. Uno di quei... proiai. Che droppano. Infatti l'ho sentito. Dove sei te che mi lanci? Eccoti là. T'ho visto. Thank you.
pezzettino di pietra del sangue. E da queste parti dovrebbe esserci anche un altro di quei troiai che droppano. Da qualche parte c'è, me lo ricordo. Un secondo che c'è il gatto che vuole uscire. Ok, metto le cuffie. Si è pure sentito. Oh! Maledizione. Siccome c'ho lo scaff come controller, ho pigiato uno dei tasti posteriori. E ha fatto casino. Queste sono le gioie. Questo è un passaggio segreto. E per arrivarci dovevamo fare un atto di estremo come dire, un atto estremamente atletico. Scusate. Facciamo un esci entra, vediamo se rispona. E dovrebbe essere in questo punto qua, se non mi ricordo male. E a quanto pare mi ricordo male. E io sento qualcosa che zompetta, ma. Boom! Siamo fatti malissimo. No, maledizione! Lasciatemi!
Quello con la cerbottana. È il più pericoloso di tutti. Con il sangue che esce, che schizza. Quando urla. Proprio si nota. La sofferenza di queste povere anime. Qui invece dovrebbe esserci un set. Sì. Parte superiore da cavaliere. E di qua invece un oggetto da usare come, diciamo, tra virgolette, incantesimo. I guanti del carnefice. Evoca spiriti furibondi. 20 di arcano e non possiamo usare. Scala d'esse. In arcano. Uno dei tesori segreti celati da Kainarst. I guanti di un carnefice giunto da una terra lontana. Trasmessi di padre in figlio tra i carnefici, questi guanti possono essere usati per evocare gli spiriti furiosi del passato, ricoprendoli con il sangue. Si dice che i nobili trovassero grande piacere nelle danze di questi spettri vendicativi. Molto figo. Ah, ci abbiamo anche il set da vedere. Eccolo qua. Elemento della tenuta dei cavalieri di Kainarst. Una veste regale arricchita con un ricamo in oro. La via di Kainarst unisce nostalgia e ampollosità. I cavalieri si vantano anche dei corpi insanguinati delle belve che si lasciano alle spalle, convinti che diverranno degli esempi di arte decadente. Vediamo un po', eh. Non è male questo come set, eh. Non è malaccio come set. È che è difficile trovarci qualcosa da abbinarci come copricapo. Questi stanno bene solamente con il loro, cioè col set completo. Il set non si abbina a niente. Questi stanno bene con se stessi. Oddio, anche col cappuccio non è male. Poi troveremo anche il cappello, ma fa veramente cagare per usare un eufemismo. Per usare giusto un piccolo eufemismo.
Ora noi dovremo tornare su. Tornare su e prendere quel drop che è da quelle parti lassù in cima che abbiamo visto. Però credo che per farlo dovremmo tornare indietro. Ma indietro parecchio perché qua siamo bloccati. Mannaia, una miseria. Porca vacca. Eh sì, qui siamo completamente bloccati. Tutto questo perché ci siamo sbagliati quando abbiamo fatto quel salto atletico. Dovevo saltare qua sopra, ma non dovevo cadere di sotto. Dovevo rimanere sulla libreria. Porca di quella vacca. E qui c'è da stare attenti perché si fa il volo dell'angelo. Oh, niente, eccoci qui. Questo dovrebbe essere, sì. Siamo dall'altra parte, perfetto. Non so bene a cosa serve questa cosa, eh. Vabbè, voi prendetela per buona. Fate finta di niente. Andiamo a prenderci il drop senza farci male possibilmente. Mi ricordavo qualcosina di più appetitoso. Vabbè, non vale assolutamente la pena il rischio. Sti cavolo di spettri. Oh, Madonna. Non droppia. Piano, che qui a fa il volo ci vuole poco. Allora, dov'era? Il modo di
andare? Non me lo ricordo da qui. Questo è il passaggio. Ok, ecco il senso di quella leva. Se non si tira quella leva, non si scopre questa scala. Ok, qui dovrebbe esserci quell'affare che droppa. Qui c'è il boss. Gemma del sangue calda. Eccolo. Perfetto. Ok. Ora la nostra vita ha acquisito un senso. Abbiamo fatto il giro, qua su c'è il boss. E ora noi andremo a spendere i nostri beneamati echi. Abbiamo trovato una specie di sangue freddo molto particolare. Sangue freddo di un familiare. Usa per ottenere echi del sangue innominabili. Sangue freddo dei simili del cosmo. Fratelli dei grandi esseri. Usalo per ottenere degli echi del sangue indescrivibili. Non addentrarti nel mondo che va oltre ciò che è umano. La verità straordinaria scoperta tempo fa a Birkenberg. Ok. Forse riusciamo a fare due livelli. Forse. Ora noi ci svegliamo. Andiamo al sogno e livelliamo un po'. Ok, dov'è la nostra waifu? Sarà su in cima. Eccola qua. Bentornata, brava cacciatrice. Che cosa desideri? Molto bene, lasciami avvicinare. Allora, servono più di 30.000 echi. Ne abbiamo meno di 50. Allora, vediamo. Se con... Sedicimila. Addio, che tu. Se con 30.000. Bentornata, che cosa di... Molto bene, lasciami avvicinare.
Ok. Addio, brava cacciatrice. Che tu possa trovare la via nel mondo della veglia. Grazie. Voi cosa avete di bello da poterci offrire? Questo non è male. Alice delle origini per un rituale breve. Mi cerca rapidamente ed entra in un sotterraneo del calice. Vediamo un po' se riusciamo a potenziare. Sì, possiamo. E lo scaling. Passa ad A. No, è sempre A però. Arcano passa da C a B. Non è male. Invece questo aumenta solo il danno. Questo uguale. Invece qui scala. Il prossimo, roccia del sangue, questa la troveremo più avanti. Scala su S, su abilità. Non male. Che sarebbe poi l'ultimo step. Arriva a più 10 e via. È potenziata al massimo. Perfetto. Ora lo scaling B su arcano e a sua abilità ci porta il danno a 114 più 138. Non male. E ora... ora fanno male. Va bene, ragazzuole, ci siamo. Diamo una riparata. Una rinforzata. Abbiamo trovato delle belle gemmine che non ci servono a una ceppa. Ma pensa te, credevo che ci sarebbero servite, invece... Va bene, niente, come non detto, va bene, ragazzi, per oggi basta anche così. Abbiamo accoppato la belva Parl, abbiamo visto Kainarst e la prossima volta affronteremo il boss. E per adesso ci salutiamo e alla prossima, ragazzi. Io sono Raul. Lei è Alice e questo è Bloodborne. Ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti.